per anni e anni ti ho visto aprire la bottega, il primo a entrare e l'ultimo ad uscire. Esempio per i tuoi collaboratori, che mai chiamavi dipendenti, dicendo che fossero la parte più importante dell'azienda. Li hai tenuti anche quando non ne avevi bisogno, rinunciando al tuo pur di dare a loro e farli andare avanti con dignità. Stile di vita quasi frugale, mai un lusso eccessivo, mai una parola sopra le righe. Le sigarette, sì, l'unico vezzo. Fabbrica che chiamavi la tua creatura, la cura maniacale dei dettagli, come in una bottega rinascimentale. Insegnavi alle nuove leve come il verrocchio a Leonardo. Artigiano, ricercatore, capitano d'industria, lo sguardo sempre volto al futuro verso l'immagine di nuovi scenari, senza mai dimenticare il presente, la quotidianità e l'azione dell'oggi. Una vita vissuta senza risparmio. Andrò via, magari in India, qui non si può più stare. Così non sei mai andato. Troppo l'amore per la tua terra e per la tua gente. Eroe contemporaneo, superuomo moderno. Sono un imprenditore, rispondevi fiero. Si tratta di un progetto da noi voluto perché finalizzato alla crescita, un progetto attraverso il quale l'azienda si è dato l'obiettivo di crescere nel territorio, crescere insieme al territorio, creando sue energie con le risorse che abbiamo nel nostro territorio. Diciamo che noi in questi anni abbiamo lavorato molto per riuscire in un qualche modo a far sì che le esigenze dei clienti non ci debbano essere in un qualche modo proposte dai clienti, ma in un qualche modo siamo riusciti noi, o quello che è il nostro obiettivo, riuscire ad anticipare le esigenze dei clienti. Sapere che uno stabilimento apre, si ingrandisce e va avanti è una grande soddisfazione per tutti noi, per tutto il territorio. Qui dobbiamo ringraziare Nicola Salomone. Questo è un territorio ricco di talenti, ricco di ingegni, ricco di iniziative. In fondo siamo una grande famiglia allargata e si sono allineati a raggiungere gli stessi nostri obiettivi e io li ringrazio calorosamente. Io penso che la scelta che la famiglia Salomone ha fatto nel mettere in pratica questo progetto sia la strada giusta, nel senso reinvestire e, come dire, puntare sull'innovazione, sulla ricerca, sull'innovazione, sulla capacità comunque di mantenere un sito produttivo competitivo. Nicola deve lavorare. Nicola deve lavorare. Produrre, perché cioè lui in pensione ci andate voi e Nicola no. E lui si diverte lavorando, Nicola. Che forse è uno dei segreti veri del successo. Che poi... Questo è un livello veramente altissimo, qua si parla di grande qualità, grande soddisfazione sulla qualità. Qui io penso che Nicola ogni serbatoio che esce, che va al cliente, lo controlla. Io lo voglio ringraziare perché Nicola mi ha trasmesso che cosa? Quello di farmi capire che quando si sta in mezzo alla gente, quindi lui mi parlava di questa famiglia, bisogna avere l'umiltà, bisogna mettersi a disposizione e noi cerchiamo di farlo a 360 gradi. Quindi... Tenere insieme la famiglia in un progetto così ardito, così importante, qui c'è l'eccellenza a livello mondiale, quindi veramente è una bellissima storia. Io sono orgoglioso di essere presidente della provincia e sindaco di Lanciano per avere una famiglia e un'impresa, un'azienda che ha
dimostrato questo a livello internazionale. Grazie a voi di quello che avete fatto e auguri a 100 anni il vostro lavoro. Grazie per quello che avete fatto, grazie per come lo avete fatto, grazie per quello che farete, perché noi abbiamo bisogno di questi patrioti, patrioti dell'industria, patrioti del territorio, che vogliono bene alla loro terra. Questa è un'azienda che lo fa, che lo sa fare nel rispetto totale dell'ambiente, ed è questa la cosa straordinaria che aggiunge un ulteriore grazie. Io esco da questa serata con la maggiore forza e la maggiore convinzione che ci dobbiamo tutti insieme batterci, ci dobbiamo battere sia quando i posti di lavoro ce li vogliono portare via, sia anche ancora di più quando i posti di lavoro qualcuno li crea. Per questo veramente grazie a nome di tutta la regione. Tu sarai fino a quando so che lo vorrai. Uè, ma sono bravi anche loro, siete fatemi un applauso per voi. But it has instinct and a ferocious desire to survive.